Bentornati ragazzi. Nel precedente video abbiamo introdotto il concetto di devianza e di quanto sia un termine relativo nella sociologia. Abbiamo detto che, come dice Smelser, ci troviamo davanti a un deviante quando abbiamo un attore sociale che nel raggiungere uno scopo utilizza dei mezzi non previsti o comunque in contrasto con delle norme sociali stabilite da quella specifica società. Queste norme possono essere istituzionali come le leggi oppure non scritte come il buon costume. Sul libro di testo, sullo Smelser, troverete delle spiegazioni biologiche limitate alla teoria del tipo criminale di Cesare Lombroso e alla teoria della struttura corporea di William Sheldon del 1940. Nella teoria di Cesare Lombroso, si parla del tipo criminale, ovvero identificava dei tratti somatici tipici quali residui di una fase evolutiva precedente, tratti come una mandibola prognata e una scarsa sensibilità al dolore. Questi tratti dovrebbero essere accomunati a un temperamento di tipo criminale, secondo Cesare Lombroso. Ovviamente ricordiamo che è un medico italiano dei primi del 1900, quindi ovviamente sono delle teorie che sono state superate abbondantemente. La teoria di William Sheldon invece sottolinea non tanto l'importanza del viso quanto della struttura corporea. Identificava, per esempio, una struttura ectomorfica, quindi piccola e fragile, come predisposta alla schizofrenia e quindi a un atteggiamento deviante. Ovviamente queste teorie entrambe sono state confutate e limitate non tanto a una condizione predisponente, ma al massimo concomitante. Sul libro inoltre vi è menzionata la sindrome XYY, un'anomalia cromosomica dei cromosomi sessuali, secondo questa teoria, sempre degli inizi del 1900, predisponente alla criminalità, in quanto causa di un incremento degli ormoni maschili, a loro volta connessi con aggressività. Alcuni studi scientifici effettivamente hanno trovato una correlazione tra questa sindrome e il tasso di criminalità, tuttavia sono solo dati grezzi. Una volta standardizzato il dato in relazione ai fattori di rischio e ai fattori socio-economici, il livello di significatività drammaticamente cade, il che scarta dal punto di vista scientifico questa teoria su tutti i fronti. Dal punto di vista biomedico, se accogliamo la definizione di devianza anche in virtù dell'assenza di capacità di percepire o comprendere la norma sociale o di metterla in pratica, possiamo definire come deviante tutti quei pazienti affetti da malattie mentali. Fortunatamente nella società attuale questa possibilità non può essere accettata, poiché in questo caso ci troviamo davanti a una condizione che rende l'individuo biologicamente incapace di intendere la norma e di seguirla. In giurisprudenza si parla di incapacità di intendere e volere ed è un criterio di non punibilità. Questo è un altro caso di relativizzazione del concetto di devianza. Abbiamo finito la prima parte, nella prossima parte parleremo dell'interazione tra cervello e comportamento.